La Francia, che è la penultima, è al 32° posto. E ora, lei non c'entra niente, mi dirà, come ha spesso detto in queste occasioni, visto che governo da solo un anno. Però le volevo chiedere, visto che insomma ci sono queste classifiche, valgono quello che valgono, sono dei ben, sono molto importanti, però insomma sono anche relative. Però per esempio mi ha colpito un dato, addirittura noi siamo al 120° posto per la capacità di rispettare e di far attuare i contratti pubblici e privati su 190 paesi. Ora, il centrodestra da 20 anni, da 30 anni, dice che vuole liberalizzare, aprire, togliere laccioli, sburocratizzare. C'è un provvedimento del suo governo di oggi già fatto o del futuro che secondo lei dovrebbe occuparsi di questa materia? Una piccola postilla, è stato fatto un calcolo negli ultimi 15 anni o 18 anni, se l'Italia avesse avuto un livello di investimenti esteri pari a quello della media europea, avrebbe incassato più di 500 miliardi, quindi 20-30 miliardi l'anno, che per un paese che non ha i soldi per quasi nulla non sarebbe stato male. E